gesto d'amore più importante del principe nei confronti di Kate. William mostra così il suo lato romantico. I principi del Galles sono uniti in matrimonio da oltre un decennio. Il loro amore si è poi concretizzato nella nascita di George, Charlotte e Louis. Galeotti furono i corridoi universitari, dove Kate divenne prima la principale confidente di William e solo successivamente la sua fidanzata. I tira e molla che hanno caratterizzato il loro rapporto sono ormai noti. Passarono diversi anni prima che il primogenito Windsor si decidesse ad inginocchiarsi e chiedere la mano della futura consorte. Proprio quando Kate iniziò a perdere le speranze, William tornò sui suoi passi. In un primo momento lo scetticismo del principe venne attribuito ad una mancanza di maturità o, ancor peggio, ad un interesse debole nei confronti della pupilla prediletta. In realtà la sua titubanza nacque da un pensiero molto più profondo e soprattutto amorevole nei confronti di colei che sarebbe diventata la mamma dei suoi tre figli. Parliamo quindi di un gesto inequivocabile d'amore, forse il più importante, dell'erede al trono. Tutt'oggi il futuro re ricorda quel momento con rinnovato entusiasmo. William. Un gesto d'amore indimenticabile per Kate. La proposta di matrimonio arrivò il 20 ottobre 2010. Kate e William si concessero una vacanza in Kenya e, circondati dagli spettacolari tramonti africani, cedettero finalmente all'amore incondizionato. Non si trattò certo di una sorpresa in piena regola. La coppia parlava di matrimonio da diverso tempo, per cui nel momento in cui l'erede al trono chiese alla futura principessa di partire, quest'ultima immaginò immediatamente quale sarebbe stato l'epilogo del soggiorno. Nonostante questo, rimase comunque colpita dal lato romantico celato fino ad allora sotto il tappeto del primogenito di Re Carlo III. Il gesto d'amore tuttavia riguarda gli anni precedenti al fidanzamento. William ha tentato di proteggere Kate, offrendole una via di fuga. Voleva essere sicuro che la sua amata fosse consapevole dei rischi e delle difficoltà, reduce dalla scomparsa prematura della madre e soprattutto della consapevolezza delle sofferenze da lei patite. La perdita di Diana Spencer fa male tutt'oggi e spesso William ha riservato a quest'ultima un pensiero nei suoi discorsi pubblici. Riguardo la principessa del Galles, il suo consorte ha quindi ribadito: "Volevo darle la possibilità di tirarsi indietro se ne avesse avuto bisogno, prima che tutto diventasse troppo, il riferimento è d'obbligo. Sto cercando di imparare dalle lezioni fatte in passato, volevo solo darle la migliore possibilità di ambientarsi e di vedere cosa succede dall'altra parte."